state dedicate, ahimè, alla ricerca dei computer, degli strumenti basilari per lavorare, quindi telefoni, installazione proprio degli uffici e anche la cosa ha portato via parecchio tempo. Gli adempimenti istituzionali che abbiamo dovuto, come dire, rispettare proprio da regolamenti in questi mesi sono i seguenti. Il primo è stato la nomina dell'ufficio di presidenza. Come sapete è stato nominato Raffaele Cattaneo come presidente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. C'era la possibilità di avere poi due vicepresidenti e due segretari. Siamo riusciti, e la cosa non era affatto scontata, ad avere un nostro consigliere, che è Eugenio Casalino, all'interno dell'ufficio di presidenza come uno dei due segretari. I due vicepresidenti sono ovviamente andati alla maggioranza, l'altro segretario è andato invece al PD. Quindi con nostra davvero grande soddisfazione siamo riusciti ad avere una persona all'interno dell'ufficio di presidenza che ha un ruolo davvero strategico e fondamentale, perché le delibere dell'ufficio di presidenza sono molto impattanti, soprattutto anche sulla struttura organizzativa del Consiglio, sull'ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale, su diversi aspetti di vita proprio del Consiglio regionale. E quindi questo è stato già per noi un ottimo risultato, perché ad esempio il Lazio non è riuscito ad avere una persona all'interno dell'ufficio di presidenza. Poi abbiamo avuto la nomina della Giunta delle Elezioni. La Giunta delle Elezioni è un organismo che si occupa di valutare l'ineleggibilità, l'insindacabilità, eccetera, di tutti i consiglieri regionali. È un lavoro che deve svolgere, se non ricordo male, entro i primi 90 giorni, giusto? All'interno della Giunta delle Elezioni c'è il nostro consigliere di Monza e Brianza, che è Gianmarco Corbetta, che sta già lavorando appunto all'interno di questa giunta per valutare in primis quelli che sono gli assessori cosiddetti interni, e quindi gli assessori che sono anche consiglieri regionali. Poi valuteranno i consiglieri esterni, che sono diversi, e gli assessori esterni, quindi assessori che non sono consiglieri, e poi anche tutti gli stessi consiglieri. Altre nomine di altri, come dire, organismi istituzionali a cui abbiamo dovuto dare riscontro in questi mesi sono stati il Comitato Paritetico di Valutazione e di Controllo del Consiglio regionale, e in questo caso è stata nominata la nostra Yolanda Nanni, che è la consigliere di Pavia, e questo comitato ha ruoli fondamentali nella valutazione di quelle che sono le leggi che il Consiglio regionale effettuerà. E poi ovviamente le nomine di tutte le commissioni. Le commissioni in Regione Lombardia, come? I nostri banchi sono meno confortevoli di quelli. No, ma perché immagino che di solito si parla così, quindi è più scomodo. Le commissioni in Regione Lombardia sono 8 permanenti e 4 invece speciali. Noi avevamo fatto delle nostre proposte per avere diverse commissioni speciali rispetto invece a quelle che hanno votato gli altri partiti, ovviamente ci sono state tutte bocciate. Le commissioni permanenti sono quelle della precedente legislatura, e quindi sono la commissione bilancio, dove abbiamo Eugenio Casalino e Dario Violi, giusto? La seconda commissione è la commissione affari istituzionali, dove abbiamo invece Stefano Buffagni e Eugenio Casalino. La terza commissione è la mitica commissione sanità e assistenza sociale, dove abbiamo la sottoscritta e Yolanda Nanni. Poi c'è la commissione attività produttive, dove ci sono i consiglieri Dario Violi e Stefano Buffagni. Poi c'è la commissione scuola, cultura, formazione, dove ci saranno Paola Macchi, che appunto magari dice le due parole, insieme ad Andrea Fiasconaro. Poi c'è la commissione ambiente, dove ci sono Gianmarco Corbetta, Gianpietro Maccaviani e Andrea Fiasconaro, e Andrea Fiasconaro è stato eletto anche segretario dell'ufficio di presidenza di questa commissione. Anche questo è un risultato importante, perché pianifica i lavori della commissione, quindi pianifica anche l'ordine del giorno, le priorità della commissione stessa. Poi c'è la commissione territorio, dove ci sono Gianmarco Corbetta e Yolanda Nanni.
E per ultima la Commissione Agricoltura, dove ci sono io insieme a Gian Pietro Maccariani, e anche in questo caso Gian Pietro è dentro nella segreteria dell'ufficio di presidenza della Commissione. Poi ci sono le commissioni speciali. Una nota sulle commissioni speciali: noi avevamo proposto come commissioni speciali l'antimafia, che comunque è stata ottenuta, nel senso che la volevano tutti, e quindi fortunatamente c'è la commissione antimafia, a cui facciamo parte io, Gianmarco Corbetta e Gian Piero Maccaviani. Avevamo chiesto invece una commissione speciale sulla digitalizzazione e l'informatizzazione, che è un po' il nostro core business, si può dire, no? Ovviamente non è stata colta bene, se pensavano che parlassimo solo di sistemi informativi, insomma, della regione, hanno preferito, come dire, ridefinire quelli che sono i ruoli della seconda commissione affari istituzionali, aggiungendo la voce agenda digitale, e quindi abbiamo un attimino ottenuto qualcosa in questi termini. Avevamo chiesto l'agenda, la commissione invece per l'ospedale di Bergamo e anche per, come commissioni speciali, per l'inquinamento da danni industriali e relative bonifiche. Si pensi al caso Caffaro, al caso del polo chimico di Mantova, eccetera. Anche in quel caso non è stata passata, non è stata votata dagli altri partiti, e hanno preferito invece istituire, che noi abbiamo votato contro, la Commissione per le autonomie locali e la Commissione per i rapporti con la conferenza, con la Svizzera, insomma, non mi veniva il termine. Confederazione Elvetica, scusate. E quindi le quattro commissioni speciali sono antimafia, rapporti appunto con la Confederazione Elvetica, autonomie locali e situazione delle carceri. Invece questa anche da noi è stata votata favorevolmente, dove appunto è dentro anche Paola Macchi.